Mario, allora si ricomincia. Benvenuti a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovati. Si ricomincia. Sì, si ricomincia. E lo spirito? Sì. Beh, lo spirito è molto, beh, diciamo galvanizzato, però non vorrei esagerare il concetto, insomma, ecco. Però diciamo che sono felice di ritrovare i miei giocatori dell'anno scorso e contento anche dei nuovi arrivi, insomma, quindi, che spero si integreranno subito nel gruppo dell'anno scorso per costituire una squadra compatta prima di tutto. Poi quelli che saranno gli equilibri da ritrovare in campo, quello è una cosa che vedremo durante gli allenamenti, insomma. Beh, importante naturalmente, Mario, anche la tua presenza, la tua riconferma. Sì, 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 io sono ben felice di essere qua, ma questo lo sapete da molti anni a questa parte, quindi non è una novità. Perché è doveroso naturalmente dire sì, la riconferma di 10-12 giocatori, però anche sì, sì, ma penso che sia la conseguenza del fatto che io sono rimasto, che sono rimasti anche determinati giocatori, insomma, perché si cerca di lavorare su un blocco che ha già lavorato l'anno scorso insieme con me e che è riuscito nel giro di ritorno a ottenere dei risultati importanti. Adesso ci aspetta una prova ancora più importante, perché chiaramente si cercherà a tutti i costi di far meglio dell'anno scorso, insomma, ecco, poi gli obiettivi non voglio neanche dirli, perché io credo sia meglio mantenere un profilo basso per quanto possibile, perché sicuramente siamo consci che abbiamo integrato la squadra con della qualità e sia da parte degli vecchi che da parte dei giovani, e di conseguenza speriamo un po' di fare molto meglio, insomma, ecco. Poi vado in anticipo sulla domanda che mi fate: non è possibile dire quali possono essere i nostri obiettivi in questo momento. Sarei pazzo a dire sicuramente bisogna fare molto meglio l'anno scorso. L'anno scorso eri subentrato dopo qualche giornata, quando cominci penso che sia meglio per un allenatore, immagino. Beh, un allenatore sicuramente è meglio cominciare, ma soprattutto cominciare con un blocco di giocatori già costituito. Che ruolo hai avuto anche la tua permanenza sul fatto che siano rimasti tanti degli eroi della salvezza? Beh, abbiamo lavorato di concerto insieme col direttore, io ho espresso le mie idee. Penso che si è trovato, lui e il presidente si sono trovati d'accordo. È stato anche molto facile. Non è stato difficile. Ecco, non è stato difficile che restassero. L'hai visto? Si è dovuto mancare un appello, perché c'è giustamente Lega Pro. Per problemi personali suoi è giusto che torni in Lega Pro. Sennò poi... Senti, l'ho visto nella spesa che avevi consegnato il direttore al posto? No, sì, sì, assolutamente. Adesso la ciliegina sarebbe che tornasse a Campora, però insomma, anche nel caso di Emanuele, se per lui dovesse replicarsi la possibilità della primavera 1 a Bologna, non posso certo non augurare, non si mai sta questo problema. Anche perché è una piccola soddisfazione anche da parte mia. Ma quante probabilità secondo te ci sono? No, non lo so, ti dico il 50%, ma non lo so, proprio non ho idea. Anche perché non vorrei che fosse mal interpretato questo mio pensiero, perché prima di tutto auguro il meglio al ragazzo, poi egoisticamente è chiaro che sarei contento che tornasse, insomma, male questo, insomma, sei ipocrita se dicessi il contrario. Sappiamo che ami attingere anche al settore giovanile di Stefano Bernardi, come l'anno scorso, quindi anche quest'anno. Il lavoro con Bernardi, come lo si faceva 5-6 anni fa, lo si fa l'anno scorso, lo si fa anche quest'anno. Anche quest'anno giovani Chiogiotti ci sono tre. Io vivo a Chioggia, quindi seguo i ragazzi di Stefano costantemente. Questo è già un programma di amichevoli, ogni sabato fino alla Coppa Italia. Sì, sì, noi altri abbiamo già fissato un amichevole il 3, il 10, poi adesso mi ricordo il programma ce l'ha lui, quindi non... 17. Sì, 17. Montecchio. No, 17 no, perché se giochiamo in Coppa Italia 18, non è che speriamo 17. Senti, mercato chiuso? Penso sì, no, per adesso sì, insomma. Abbiamo avuto anche altre possibilità, però onestamente io credo che siamo una squadra abbastanza equilibrata. Parlo per ruoli, parlo per mix, giovani vecchi. Poi quello che ti dirà il campo fra 15-20 giorni non lo so, però io mi auguro che mi confermi le idee che già ho, insomma, quindi
quindi direi che è chiuso il mercato. Poi aspettare, se non può aspettare il mercato, io non è che io ho dato le mie indicazioni, poi sono. Quando ti hanno detto che c'era la possibilità di arrivare a Managò? Beh, mi è dispiaciuto moltissimo perché 20 gol in dote è chiaro che danno molto fastidio, insomma, ragazzi, è ovvio che sono stato contento, magari sarà necessario modificare qualcosa per gli equilibri della squadra, però è arrivato un giocatore da 20 gol a stagione, lo dovrete che vi dica che sono stato scontento. A proposito di mercato, è un'operazione che non mi aspettavo, questo sì, però benvenuto Mago, insomma. Anche perché non l'ho mai gestito come giocatore, ma l'ho incontrato talmente tante volte che lo conosco molto bene. Pare che dal mercato si siano rinforzate quasi tutte, sono vedo tanti movimenti, tanta gente che ha cambiato squadra. Anche noi ci siamo rinforzati, sì, perché abbiamo mantenuto il blocco l'anno scorso. E questo secondo me deve essere un rinforzo. E lo spiegherò anche ai ragazzi. Alla luce anche di questo particolare, Mario, tu hai dei giovani che, avendoli appunto per la seconda volta con te, conoscono da i meccanismi. Beh, se parli di Pastorelli e Erma, io non li considero neanche più giovani. Stavo parlando tre anni di Pastorelli. Sono più giovani, non sono, quindi sono all'ultimo anno di fuori quota, ma io li considero già vecchi, insomma. Conoscono già perfettamente la... sanno come muoversi, conoscono l'ambiente, io conosco loro conoscono me, insomma, non credo che si parli di giovani, insomma, ecco. Boh. Certo. Dimmi, dai, che qualcosa da domandare? No, ti ho già detto tutto. Sì. Aspetto di vero, sì, chiaro. Ma questo non è una roba che aspetto anch'io, insomma, adesso qualsiasi discorso. Ah, ecco, Gironi, sapremo che sarà il giorno 5 di agosto. Però. Io mi auguro di rimanere nel Girone C, questo è fuori discussione. Ma al di là del problema logistico, perché poi non si sa neanche se il D sarebbe lungo, parlo di latitudine o corto, non lo so. Però sai, il Girone C lo conosciamo di più e quindi diciamo che è quello che mi viene meglio, insomma. Ecco, io ho già fatto anche il D anni fa, però... Diciamo che sono andate via nel D parecchi corazzati. Sì, che mi viene in mente adesso ci sarà la Correggese che fa una squadra attrezzata. Sì. E poi non lo so, però dipende anche da come viene sviluppato il Girone D, perché se viene sviluppato con le Lombarde è un conto, se viene sviluppato verso le Marche è un altro, insomma, quindi... O Emilia Toscana? Beh, Emilia Toscana sicuramente, ma poi sai, non lo so, dipende... Poi la Toscana di solito viene divisa, quelli che vanno sul mare, quelli che sono all'interno. Te ne mettono due al massimo della Toscana. Speriamo di fare un girone con 7-8, no? Scandicci so che ha fatto una buona squadra, però sai, bisogna vedere, è inutile, sono tutti discorsi che non servono a niente, l'unica roba è che io, ripeto, spero di rimanere nel nostro, per una questione logistica, per il fatto che lo conosciamo, per il fatto che conosciamo i campi, eccetera. Sono in allenamento a Torino? Sì, con gli altri adesso faremo questi 2-3 giorni qui. Sabato c'è una mattina, c'è una... A che ora fate il meeting? Boh, penso lo faremo alle 10 di sabato, insomma. E poi ci trasferiamo a Calino per le doppie sedute, da lunedì. I ragazzi sanno che hanno 2 domeniche di inizio libere ancora e poi basta, insomma. Il programma di allenamenti è il medesimo dell'anno scorso, quindi martedì, mercoledì doppio, giovedì, venerdì e sabato mattina, non cambia nulla. Io sono contento della struttura che mi ha creato un po' la società, perché sai, quando lavori organizzato è sempre meglio. Sorpreso dal trovato accordo con i tifosi? Ah no, anche perché l'ho vissuto anch'io, quindi sapevo tutto. Beh, sorpreso positivamente sì, però è una cosa che di cui ero a conoscenza, quindi spero che siano un'arma in più al nostro arco, insomma, ecco, ci diano una mano, sono sicuro che ci daranno una mano, questa fuori discussione, insomma. E cercheremo di fare in modo di renderli orgogliosi, insomma, ecco, questo è quanto. Oggi come procede con che tipo di test? Facciamo gli accordi. Facciamo gli accordi, ma ci sono i test di forza per Anna Bosco, eccetera. E questi 2 giorni sono più per il prof
e poi da lunedì mattina si va in carino, si va a regime, insomma. Abbiamo visto un nuovo massaggiatore anche in organico. Sì, è un nuovo che per me l'ho conosciuto qualche tempo fa, ma il direttore lo conosceva, quindi. Via fuori taccuino un attimo.